Roberta, ci spieghi un po' meglio che cos'è questo progetto civico che parla di ragazzi giovani, 15-29 anni, e qui noi ne abbiamo tutti tanti di più. Questo riguarda anche l'Università Aperta? Secondo me può riguardare l'Università Aperta, certamente, perché l'Università Aperta si occupa di formazione permanente e i corsi che l'Università Aperta propone sono aperti a tutti in realtà e sono corsi di qualità che possono interessare e stimolare la curiosità di persone di ogni età, di studenti come di persone pensionate. Sì, questo è vero, però noi in realtà li contattiamo gli studenti, mandiamo una circolare tutti gli anni invitandoli ai corsi. Però quelli che noi abbiamo aperto loro. A quelli che abbiamo aperto loro, sì. Però per dei giovani anche che non vengono dalla scuola, ma che vengono perché pagano la quota di partecipazione. Sì, quindi i giovani che vengono autonomamente pagano la quota, i giovani della scuola e gli studenti sono invitati nei corsi più legati ai loro curricula, sono invitati autonomamente. E allora, proseguiamo un po' su questa linea che è importante. Cioè, al massimo volevo sottolineare che l'invio della lettera alle scuole, la circolare, serve più come un canale per arrivare in maniera ulteriore a loro, perché già questa è pubblicata anche sul nostro sito, per cui gli studenti possono avere l'input dalla scuola, ma di fatto autonomamente si possono muovere e collegarsi con il nostro strumento informativo. Sì, effettivamente il nostro sito www.universitaaperta.it propone i nostri corsi e i ragazzi usano molto internet e quindi qui possono trovare i nostri posti, i nostri viaggi culturali, eccetera. Però probabilmente questo modo di università aperta di parlare loro è leggermente diverso dagli ambiti in cui sono abituati a muoversi, perché è una lezione ma anche una sperimentazione, perché i nostri corsi non solo fanno ascoltare le persone ma le fanno anche agire, un corso di teatro per esempio, un corso di pittura creativa. Io sarei anche curiosa di capire come mai è nato questo progetto. Ecco, questo progetto nasce per sensibilizzare i giovani, gli studenti al volontariato e le associazioni che aderiscono non devono proporre le attività ordinarie, ma cercare qualche cosa in più da proporre, qualcosa che magari all'associazione manca, attività che possono mettere in gioco le competenze che si presuppone che i giovani abbiano oggi, penso l'uso del cellulare, l'uso di internet, per esempio Università Aperta ce l'ha una pagina Facebook, adesso Facebook è tanto utilizzato dagli studenti, dai ragazzi, può essere un canale buono per promuovere l'Università Aperta e un ragazzo sa fare una pagina Facebook in 2 minuti. Per esempio questo potrebbe essere un'attività che l'Università Aperta propone agli studenti. Hai ragione, questo è probabilmente un campo in cui siamo carenti, più che nei contenuti e nei valori, siamo carenti nel linguaggio. Il linguaggio che noi proponiamo è un linguaggio favorevole, familiare, alle persone più mature, quelle. Allora abbiamo degli articoli di giornale, dei libretti di programmi e delle conferenze, mentre i giovani hanno un linguaggio loro e quindi la collaborazione dei giovani può arricchire davvero le nostre possibilità, perché quegli stessi valori e contenuti che noi vogliamo mettere loro a disposizione possono passare inosservati con un linguaggio non adeguato. Quindi io propongo, se voi siete d'accordo, di aderire a questo progetto. Ecco, allora io dico, il linguaggio io non lo so qual è, però. Perché io ad esempio la sera quando esco passo lì sotto la loggia e ci sono, il bar è chiuso, però ai tavoli ci sono dei ragazzi, degli studenti, ognuno col suo cellulare in mano che ci lavora lì attorno.
e non so cosa si dicono, quello è il guaio. È che si dicono senza parlarsi, si dicono con questo mezzo e dicono non solo le persone presenti, è drammatico. Ma anche le persone lontane. È drammatico, ma può avere anche l'aspetto positivo di avvicinare chi è lontano. No, non lo vedo. E quindi, però, no, sta di fatto, dobbiamo prendere atto che è così. È importante che noi, per arrivare a loro, possiamo mettere a disposizione quello che diceva Roberta, mi sembra importantissimo, ad esempio la pagina Facebook.